Ma non sta a me giudicare queste cose. Noi siamo venuti qua consci del nostro potenziale e con il nostro gioco, la nostra voglia, la nostra aggressività, la nostra fame. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario forte, perché l'ha dimostrato in tutto il campionato di essere forte, e siamo stati bravi perché volevamo portare a casa questo risultato e ce l'abbiamo fatta. Noi abbiamo detto in cronaca, e ti facciamo i complimenti, perché la qualità delle due mezze ali del Brescia, a nostro giudizio, ha fatto la differenza. Correvate, attaccavate gli spazi, l'avevate proprio preparata così la partita, andare dove il Pescara lasciava? Ma se noi ogni partita la prepariamo allo stesso modo, con la voglia, l'aggressività, cerchiamo di proporre gioco, però le giocate partono dal portiere, che oggi ha fatto anche delle grandi parate, fino all'ultimo attaccante. Siamo una squadra unita, un grande gruppo, e vogliamo continuare questa strada sapendo che non abbiamo ancora fatto niente. Il campionato di Serie B è difficile, ogni partita ha la sua storia e dobbiamo cercare di, la strada è quella giusta, però con grande equilibrio dobbiamo cercare di andare avanti. Segnare 5 gol in trasferta non è mai semplice, capita di rado. Questa vittoria serve al Brescia per lanciare un messaggio chiaro al campionato per il primo posto? Ora la favorita è proprio la formazione di Corini, siete voi favoriti? Ma noi non volevamo lanciare nessun messaggio, noi siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra partita con il nostro entusiasmo, la nostra voglia di giocare. Sappiamo, siamo consci delle nostre capacità, ogni partita la interpretiamo alla stessa maniera, non dobbiamo lanciare, penso, messaggi a nessuno. E la strada è ancora lunga, dobbiamo lavorare e continuare su questa strada. L'ultima da parte mia, sincero, ti aspettavi questo Pescara, ti aspettavi qualcosa di più? Ma no, di fronte hai sempre un avversario, anche noi a volte troviamo delle difficoltà perché le partite possono cambiare con un minimo episodio, cambiare i tuoi piani. L'importante è rimanere sempre concentrati, sempre con la voglia giusta. Noi l'abbiamo fatto, il Pescara è una grande, secondo me è una grande squadra, lo sta dimostrando, 34 punti, sono tanti. Però noi ripeto, con grande equilibrio pensiamo solo a noi stessi.